Un'altra cosina bellina che questo gioco mi ha regalato a livello emotional è il fatto che io ho la mia squadra. La prima cosa che ho fatto è infatti è la testarla ed era tutto identico, tranne che alcuni mostri. Quindi io ragazzi andrò a parlare di... Ah sì? Vadi, questo è interessante. Vanno un attimo a ragionare sui nerf. Alcuni nerf che io ho visto, almeno personali, di Veggetto. Molto più, sì? Cioè uguale, mi sembra che tipo le mosse in L2, perché si facevano quelle con cerchio, all'epoca le due cerchio, sono un po' nerfatine. E ho notato che non è l'unico. Io fortunatamente Barter, Vegeta, normale, Scooter e Cell non li ho mai usati. O comunque, non li... anzi Cell un po' sì, Cell lo usavo tanto. Però usavo la versione più di Tenkaichi 2 che di Tenkaichi 3. Quindi in realtà il nerf che hanno fatto non mi ha dato tanto fastidio. Però ho sofferto. Su Kid Buu ho sofferto, raga. L'hanno depotenziato assai? Sonno costa 4. Costa tantissimo il sonno, raga. Costava 3. Abbastanza. Mi caricava la vita, sì. Costa davvero tanto. Ma posso dire? Ci sta, è giusto. È corretto. Posso dire? Lo so. Io sono con te. Lo so. Cioè, ti giuro, era devastante. Un po' di incredibile. Per quel Kid Buu, ogni volta che partì. Penso che mi odierai perché è il mio quinto PG. Ma questo già diciamo che non sarebbe aspettato, ci sta. E poi non è l'unica cosa nel fatto di Kid Buu, mi sembra che anche l'impeto erano riusciti a creare veramente lui sotto forma di videogioco, una cosa devastante. E infatti qui è leggermente nerfato,